alimentate, soldato, presto! Alimenta! Più fuoco! Aumentate, aumentate! Forza! Proconsole, ma la legna non prende fuoco! Ma come non prende fuoco? Ma chi è questo Dio che ti protegge anche dal fuoco? Chi è? È il vero Dio, il Dio dei cristiani! Maledetti cristiani! Maledetti! Prendete le denaghi, tenete tutti i denti, torturatela! Via le fascine, via le fascine! Rasone! Via le fascine, via le fascine! Strappatene giù tutti i denti! Portatelo al centro! Ma cosa succede, Rasone? Proconsole, le denaghi si sono spezzate, anche le tenaglie si sono spezzate, si ti ha dato in pasta i leoni Trasone, i leoni, aprite la fossa dei leoni, i leoni, mettetela in ginocchio, mettetela al centro, andate ad aprire la gabbia dei leoni, soldato, dai una mano ad aprire la gabbia dei leoni. Mettetevi subito al divano dopo aver aperto la gabbia. Brava. Vediamo se sa resistere anche alle leoni. Per dannazione! Anche i leoni la rispettano! Ma com'è possibile? Eppure è affamato! Sciove potente! Ma da quale divinità sei protetto? Da quale divinità? Thank you.
qui. In nome della compagnia, della parrocchia, riceve questo omaggio floreale. Noi vi ringraziamo, speriamo di non aver disatteso le vostre speranze. Questa è una tragedia che abbiamo ripreso in modo più serio quest'anno e che pensiamo di portare avanti per i prossimi anni, visto che anche Don Antonio ci tiene a questa cosa. Io vorrei invitare il regista Giovanni Truosolo, al quale vi prego di fare un applauso, e allo scenografo Vincenzo Compagnone e agli allestitori Ciccio, Olindo, Tonino, Truosolo, Luca Truosolo, Vincenzo Rabona, tutti quelli che hanno dato una mano per la realizzazione di questa tragedia. Voi sapete che noi di solito a fine anno, il 26, facciamo la commedia, però questa è un nostro, è da noi dovuta alla, non solo a Sant'Ofemia, ma anche al nuovo e generoso parroco che è arrivato.